Ci sono tante sorprese per la nuova edizione, la 18ª del premio Ragusale nel mondo, in programma sabato prossimo, 4 agosto, in Piazza Libertà a Ragusa. Si parte dalla data, anticipata di circa un mese rispetto al passato. Dunque non più inizi di settembre, ma ad agosto, facendo divenire la manifestazione ancor di più l'evento centrale dell'estate ragusana, a cui si potrà accedere liberamente. Un'altra sorpresa sarà la presenza, durante la manifestazione, del console italiano a Filadelfia, Luigi Scotto. Certamente 18 anni non sono pochi, il premio diventa maggiorenne ed è ancora in vita. Con le situazioni finanziarie che oggi ci sono nei nostri enti locali, nei nostri enti pubblici, il fatto che un premio rimanga in vita anche quest'anno, perché è la 18ª edizione, è quasi un miracolo. È un miracolo dovuto veramente alla solidarietà di tutti, alla vicinanza di tanti sponsor, soprattutto privati, che hanno creduto e credono in questo momento di esaltazione della ragusanità, non come mero fattore campanilistico, ma certamente come insieme di valori, di storie, di tradizioni che si vanno a concretizzare in queste figure che noi ogni anno proponiamo alla nostra comunità, figure che hanno realizzato all'estero o in Italia carriere, impegni, risultati che certamente fanno onore alla loro origine ragusana e esaltano, diciamo, questa nostra presenza veramente nel mondo. Quindi ancora una volta quest'anno il premio c'è, sarà un premio anche anticipato, come avete visto nei tempi, dovuto a coincidenze logistiche che abbiamo voluto evitare. Speriamo che questo anticipo non nuoccia alla partecipazione, ma io sono certo che ancora una volta sarà una grande festa, un grande momento di commozione, un grande momento di forte affetto verso questi nostri premiati, ma soprattutto verso i tanti ragusani che vivono all'estero, che con il loro lavoro realizzano sì la loro vita, ma portano avanti indirettamente la nostra economia con le loro rimesse e portano anche avanti il nome di Ragusa. Io vorrei ricordarli tutti, anche quelli che non sono famosi, anche quelli che non hanno avuto tutto questo successo, perché è una comunità ragusana che è all'estero e a questa comunità noi siamo affezionati e dedichiamo anche questa edizione del premio. Naturalmente ricordo e non posso non farlo il premio dell'anno scorso, quando abbiamo avuto questo tragico evento della morte del tenore Salvatore De Cita, e quella era la 17ª edizione. Speriamo che abbiamo superato questo brutto momento e riprendiamo la nostra strada con semplicità, con molta più sobrietà, ma con tanta determinazione, tanto affetto e tanta gratitudine verso la comunità di ragusani che sono sparsi nel mondo. Non solo con la Turchia, poi parlerò anche di altri ponti, con la Turchia perché da tempo intercorrono dei rapporti di amicizia che questa volta saranno concretizzati attraverso la presenza di importanti tour operator turchi che vogliono venire qui a conoscere il territorio, a valutare anche ipotesi di interventi nel territorio stesso. Forse interverrà anche, addirittura, e questa è una chicca proprio dell'ultima ora, il direttore generale della Turkish Airlines, che vuole verificare se è possibile attivare dei collegamenti diretti, così come hanno fatto su Catania con Istanbul. Quindi il premio si conferma ancora una volta come veicolo anche di promozione, nel suo piccolo, per il territorio ibleo. Sì, è un'edizione più sobria, più contenuta, perché tiene conto chiaramente del momento particolare che viviamo e anche delle minori risorse economiche su cui si basa. Nondimeno non abbiamo sacrificato niente della vecchia struttura del premio, che abbiamo cercato così di migliorare anche in chiave, in prospettiva di valorizzare il nostro territorio. E così, riandando alla domanda precedente, oltre alla Turchia sarà presente anche il console generale italiano di Filadelfia, che sappiamo essere una delle più importanti circoscrizioni consolari del Nord America, il quale vorrà testimoniare la sua gratitudine per la recente missione culturale che l'associazione ha promosso in occasione della Festa della Repubblica e che ha fatto parlare tanto di Ragusa e del suo territorio in un importante segmento della società nordamericana. Ci sarà anche, questo è un altro bellissimo tema culturale, una delegazione di Trieste. Perché Trieste?
Trieste, perché da tempo abbiamo dei rapporti di amicizia con l'associazione dei triestini e dei goriziani di Roma, che ha fatto ponte perché ci fosse un analogo rapporto con l'associazione dei triestini nel mondo di Trieste e anche con le istituzioni, e infatti probabilmente ci sarà anche un assessore del comune di Trieste. Trieste sarà fra l'altro rappresentata come momento artistico da uno dei tenori più bravi, più di punta della locale scuola dell'operetta di Trieste, che è una delle più importanti in Italia, il quale ci regalerà due pezzi tipici dell'operetta italiana. Quindi attraverso la cultura si crea un asse fra i popoli, in questo caso fra nord e sud dell'Italia. Gli sguardi sull'infinito, tra il mare e il cielo, un gioco di luce e di colori nelle opere dell'artista ragusano Franco Cilia, che espone alla Sala Borse della Camera di Commercio a Ragusa fino al 10 di agosto. La mostra di Franco Cilia è una delle iniziative collaterali del premio Ragusani nel Mondo. Sono degli sguardi sull'infinito. Raccontare quello che si vede, che si vede dopo aver visto con l'occhio umano, bisogna vedere con l'occhio dell'anima. Questi sguardi dell'infinito vogliono andare ciò che si nasconde al visibile, e in cui anche la piccola Ginevra ha un ruolo determinante e importante. Lei rappresenta l'innocenza, la vita che cresce e, ahimè, la mia che finisce. Quest'opera è una sorta di resurrezione. Come potete vedere, la croce è già sulle acque del mare, la luce la prende e la figura va verso l'infinito, parte verso la luce. Uno dei ritratti di Ginevra, dove il cielo stellato gareggia con la sua purezza. In uno dei miei viaggi espositivi per il mondo sono approdato a Saltum in Danimarca e ho visto questa ragazza che rappresenta semplicemente il nostro inquieto mondo che viviamo oggi. La bellezza che salverà ogni cosa. A 40 anni dalla tragica scomparsa di Giovanni Spampinato, sono ancora poche le persone che conoscono l'operato di questo coraggioso giornalista 25enne, le cui inchieste delineavano una fitta rete di rapporti tra mafia, traffico di opere d'arte e terrorismo nell'area degli Iblei. L'associazione Extempora e Teatro a Margine hanno voluto ripercorrere attraverso un documentario la storia di questo cronista. L'anteprima sarà proiettata il 27 di ottobre, proprio in occasione dell'anniversario dell'uccisione. È un'opera importante per la comunità ragusana, perché anche se sono passati 40 anni, molte dei quesiti che hanno costellato, diciamo, il caso Tumino e poi il caso Spampinato sono ancora rimasti insoluti nel caso di Tumino o poco chiari nel caso di Giovanni Spampinato. E per noi è sembrato doveroso recuperare dopo 40 anni, perché il 27 ottobre del 2012 saranno i 40 anni dalla morte di Giovanni Spampinato, ucciso da Roberto Campria, e ci è sembrato doveroso riaprire questa pagina buia della storia ragusana, ma secondo noi è anche una pagina buia della storia nazionale. È uno dei grandi delitti che hanno costellato un po' la storia recente dell'Italia. E per questo abbiamo attivato anche uno strumento, che è quello della produzione dal basso, che altro non è che una sorta di contributo partecipato, civile, civico, che si svolge tramite il preacquisto del DVD, che sarà pronto appunto il 27 ottobre, che distribuiremo a chi lo acquista e che quindi ci aiuta nella produzione del documentario. Sarà pronto appunto dopo il 27 ottobre, il giorno in cui proietteremo e presenteremo alla città il documentario, e poi distribuiremo le copie che molti stanno acquistando per appunto partecipare a questa operazione. Quindi c'è una bella e grande richiesta di chiarezza rispetto a questo evento, a questo caso che già nel 72 aveva creato non poche inquietanti
domande. Il mercatino dei Forconi, con l'eccellenza dei prodotti agroalimentari siciliani, dal produttore al consumatore senza passaggi intermedi, giovedì pomeriggio in Piazza Malta a Marina di Ragusa e domenica pomeriggio al villaggio Gesuiti. È un momento particolare di far conoscere i nostri prodotti. Partiamo da Marina di Ragusa, a fine mese saremo a Malta, cercheremo di portarlo, di esportare questa versione di questo mercatino delle eccellenze siciliane in tutta Italia. E poi speriamo che la politica difenda i nostri prodotti, perché non bisogna pubblicizzare solo i nostri prodotti, bisogna difenderli dalla concorrenza sleale, dal taroccamento, e su questo noi ci siamo battuti da gennaio a ora e continuiamo a batterci fuori e se possibile anche dentro il Palazzo d'Orleano a Palermo. Adesso la dimissione del governatore della Sicilia per i Forconi, si apre anche un momento di lotta e di proposta per il governo della regione. Sì, noi le proposte le abbiamo fatte a Lombardo, le abbiamo fatte a tutta l'Ars e non ci hanno ascoltato. Arrivato a questo punto, dopo la dimissione di Lombardo, penso che stiamo valutando veramente l'idea di metterci e di candidarci alle regionali del prossimo ottobre. Dopo la protesta, la proposta con un mercato diretto per i consumatori. Sì, il mercato diretto per fare conoscere alla provincia di Ragusa e anche alla Sicilia possibilmente i nostri prodotti locali per eccellenza che molti turisti ancora non conoscono. Siamo qua iniziati a Marina di Ragusa con degustazione, sotto aceti, prodotti nostri locali e poi, come ha detto il coordinatore, ci abbiamo proposte per andare a Malta. Pensiamo che tutto questo potrebbe funzionare in futuro per i turisti che vengono nella nostra bella isola. Incominciamo da Ragusa e poi se possibilmente giriamo la Sicilia e in altri posti. E per il movimento dei Forconi io ho l'impressione, secondo il mio parere e anche Mariano Ferri, il nostro leader, che siamo andati a Villa San Giovanni, eravamo molti ma eravamo molti decisi, perché non a caso con la nostra andata a Villa San Giovanni qualcosa è successo a Roma, qualcuno ci ha sentiti, non abbiamo fatto molte polemiche sui giornali nazionali, però Monti ha fatto una bella strigliata al presidente Lombardo, di cui si è dimesso, non per questo, però il nostro movimento a Villa San Giovanni penso che abbia fatto molto. Molti siciliani sono un pochettino pessimisti su questo fatto che siamo andati a Villa San Giovanni, però qualcosa l'abbiamo ottenuta, secondo il mio parere e anche di Mariano Ferro, il nostro leader. Penso che ora, dopo tutto quello che è successo, dobbiamo prepararci per le elezioni, ci proviamo e tendiamo il tutto per tutto. Questa è la nostra decisione imminente. E in bocca al lupo ai Forconi e crepi il lupo.